Buonasera a tutti in diretta live in compagnia del presidente Salvatore Cajata. Abbiamo incontrato una squadra notevolmente più forte di noi. Ragazzi, quando dai il massimo ma trovi chi è di un altro livello, come stasera il Bari, possiamo solamente applaudire, rendere merito allo sport. Abbiamo retto bene tutto il primo tempo perché abbiamo avuto grinta, corsa, determinazione, forza, però appena gli lasci campo loro hanno oggettivamente una qualità impressionante, per cui bastato lasciargli due palle hanno fatto subito gol. Sembrava l'avessimo quasi riaperta perché sul 3-1 insomma poi ci hanno rifatto il gol subito, quindi basta. Niente da recriminare, niente da rimproverare ai nostri ragazzi. Li ho incitati a correre fino all'ultimo minuto, l'hanno fatto e questo è... Ci prendiamo le note positive, no? Prendiamo le note positive di Cianci che fa il settimo gol, di Compagnon, questo ragazzo che ogni volta che entra è determinante, ma anche di tutti gli altri che hanno fatto tutti molto bene, però noi per sportività dobbiamo rendere merito al Bari e rendere merito al Bari che è una squadra oggettivamente di un livello superiore, per cui applaudiamo sportivamente e domenica giochiamo un'altra partita che è più evidentemente alla nostra portata. Forse presidente, due note le ha sottolineato, sia la capacità di tenere botta per tutto il primo tempo e la reazione anche dopo il terzo gol, e questo è lo spirito per affrontare la Vibonese domenica. Sì, ma noi dobbiamo fare punti e vincere altre partite. È chiaro che ci abbiamo provato anche stasera e devo dire che il primo tempo ce la siamo giocati alla pari. Poi il Bari è venuto fuori e noi ci facciamo da parte e pensiamo alla prossima partita. Grazie a tutti, buona serata. Intanto siamo contenti che abbiamo riportato il Bari a Potenza dopo 35 anni. Buonasera ancora al presidente Salvatore Cajata.